Grazie a te, anche stamattina siamo insieme e dobbiamo ringraziare il Signore. Sono proprio contento che stamattina posso condividere insieme con te una porzione della parola del Signore. Sai perché? Perché quando noi condividiamo la parola del Signore, essa produce una ricchezza interiore. Mentre tutte le altre cose tu le studi, fai, alla fine vai a ripetere quello che hai imparato quando fai una lezione a scuola nel naturale succede proprio così uno si prepara e poi va là e ripete ciò che ha memorizzato precedentemente mentre con la parola del signore fa un effetto contrario tu leggi un verso quando lo leggi ti dice una cosa quando lo ripeti e lo condividi, ti aggiunge un'altra cosa. Quando lo ascolti, ti collega un'altra cosa che è già nella parola del Signore. Man mano che tu condividi, ti dà delle risposte che forse ce li hai nella mente da dieci anni, venti anni. È una miniera che non finisce mai. Perché? Perché lo Spirito Santo coglie ogni occasione per aggiungere dei pezzettini per una formazione di quando ci basta per camminare con il Signore. Più l'ascolti, più ne parli, più la mediti, più ci pensi, più la condividi e più ti arricchisci, entri nella logica di Dio e sai cosa succede? Succede che ti senti forte nel Signore. Il dubbio non ha più spazio di entrare perché si chiudono tutte le possibilità. Il nemico non riesce più facilmente ad entrare perché tu ti sei fatto attraverso l'aiuto dello Spirito Santo una fortezza che ci stai dentro. Quando viene che vuole entrare non trova spazio perché la nostra mente, il nostro cuore, è pieno delle meditazioni delle cose belle che il Signore ci fa scoprire, ci fa vedere, le cose che ha fatto, ce le riporta in luce. Non li riusciamo mai a contare, le cose che ha fatto nella nostra vita. Siamo un poco come Abramo, che Dio lo fece uscire fuori dalla tenda e disse: Guarda in attimo, vedi le stelle del cielo? Provale a contare. Io ci ho provato qualche volta, non ci sono mai riuscito. Perdevo sempre il segno. Da piccolo, quando erano delle serate, cercavo di capire se riuscivo. Non appena partivo, dopo pochi secondi, erano tante, difficili da poterlo fare. Le benedizioni di Dio quando camminiamo col Signore sono tante che man mano... Come una sorgente vengono a galla e sappiamo che le ha fatte il Signore. E questo che cosa fa? Questo prodotto, lo chiamo prodotto, porta nel nostro cuore una riconoscenza verso Dio che non riusciamo a trattenerci. Arriva così un forte peso di gloria nella nostra vita che non troviamo le parole come poterlo ringraziare. E esplode molte volte con un lungo fiato. Ah, grazie Signore, ma che sei buono Signore, ma che sei bello Signore, ma tu queste le hai fatte tutte tu. Perché sono cose che non ha fatto nessun altro se non il Signore, perché il nostro cuore ha una convinzione profonda, perché il caso, il momento, la risposta non può essere venuta da nessuna parte. Anche con delle coincidenze che lui crea, a volte ti trovi in una situazione dove non sai e zac il Signore ti presenta la persona giusta al momento giusto dove ti serve. Perciò condividere la parola del Signore è un'alimentazione, una ricchezza che non finisce mai. Ora facciamolo. Però liberati da tutte le altre cose. Se devi stare un quarto d'ora, venti minuti, mezz'ora, quello che puoi, mettici un po' di cuore e una richiesta interiore verso Dio e dire Signore, questa mattina io ho bisogno che tu mi dai una risposta. E poi non dimenticare di presentare le tue richieste continuamente al Signore. Sai, molte volte noi, lo facciamo una volta poi ci fermiamo. No. Deve essere continua. Guarda, io ho qui una ferita. Si vede dov'è qua Mar Matteo. Questa lo avrei già potuta vedere guarita da tempo, ma sai che succede che questo dito va sempre a fare così. Come si solleva poco poco ha un'abitudine di volerla togliere, vuole liberare la testa, porta danno, però il dito lo fa sempre. Come lo passo sulla testa? Così va a smuovere e mi vedo il sangue un'altra volta. Cioè deve essere la nostra vita, quando abbiamo dei pesi sul nostro cuore, delle necessità, dobbiamo... Presentarle al Signore sempre, ma Signore, come la mano si preoccupa di andare, così il nostro cuore deve presentare al Signore quella situazione finché il Signore risponde. Non che dobbiamo tirare il cielo giù, ma gliene dobbiamo parlare, glielo dobbiamo dire. E poi vedi man mano che man mano che tu aggiungi altre cose, ce ne sono alcune che hai ricevuto la risposta. All'inizio, quando il Signore mi ha detto di pregare insieme con te per televisione, io non sapevo come farlo. E mi ricordo che mi diceva una cosa importante che l'hai sentita pure tu forse. Di scrivere tutti i tuoi bisogni su un foglio e li presentiamo insieme al Signore. Ogni giorno che te ne viene uno lo aggiungi. Poi man mano che leggi ti accorgi che alcune li puoi cancellare, perché il Signore risponde, il suo tempo arriva sempre. Se poi non è necessario e non risponde, alla fine sai cosa succede? Diciamo Signore grazie che non mi hai risposto, quante ce ne sono di cose che dobbiamo dire, grazie che non mi hai risposto. Sembrava che in quel momento quella era la cosa più importante. Invece poi ci siamo accorti che, meno male, che il Signore non ci ha risposto. Vogliamo stamattina guardare qualcosa di molto importante. Dobbiamo avere Gesù come nostro amico. Tutti si vantano di avere degli amici. Se vai in un grande ospedale e vai là per fare la fila, ti stanchi e te ne torni. In qualsiasi posto vai. Se non hai qualche amico, ti scoraggi e torni indietro. Dio ci deve aiutare. Dobbiamo avere Gesù come amico perché Egli fa cose straordinarie. Guardiamo insieme cosa ci dice la parola del Signore e perché abbiamo bisogno di un amico. Come Gesù. Tu lo devi avere perché un altro come lui non c'è. C'è un canto che dice: Quale amico in Cristo abbiamo? Lo vuoi trovare Matteo che lo leggiamo insieme? Qual rifugio nel dolore? Nella prece a lui portiamo tutto quel che turba il cuore. Oh la pace che perdiamo! o gli inutili dolori, perché tutto non portiamo in preghiera al Salvatore. Lo hai trovato? Quale amico in Cristo abbiamo? Lo leggiamo insieme. Se ci assal la tentazione, se il peccato insidia il cuore di temer, non vi è ragione, portiamo tutto. Al Salvatore, o oh, qual prove e tentazioni, le alme nostre anda a lottare. L'hai trovato? Quale amico in Cristo abbiamo nell'innario? Aspetta, che ti dico il canto, ti dico il numero: gloria al Signore. L'hai trovato? E adesso lo troviamo subito, perché così abbiamo qualcosa. Quale amico in Cristo abbiamo? Lo hai trovato? Possibile Matteo. Va bene. Io non lo, non lo trovo qua. Si vede che sarà nei cori. Va bene, però su per giù il significato lo abbiamo capito. Passiamo alla parola del Signore e leggiamo insieme Salmo 139, 17 e 18. Poi quando lo troviamo lo mettiamo. O quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, o Dio. Quante è grande la somma di essi? Verso 18. Se li voglio contare sono più numerosi dell'arena. Quando mi sveglio sono ancora con te. La mente infinita di Dio con la nostra mente finita ci sorprende. Ed è anche, come lui sa, ogni parte del nostro corpo, del nostro essere e del nostro corpo. Leggiamolo insieme nel verso 13, così abbiamo una conoscenza di come Dio ci conosce. Poiché tu sai, tu, poiché sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre, Dio veglia sullo sviluppo fin dal ventre materno che sei bello signore guardiamo nel verso 14 io ti celebrerò perché sono fatto in modo meraviglioso stupendo meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene verso 15 arriviamo fino al 16 le mie ossa non ti erano nascoste quando io fui formato in occulto e tessuto nelle parti più basse della terra, cioè nel, nostro, nel seno materno quando ci formava. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno di essi... Era sorto ancora. Benedetto sia il Signore. Una conoscenza così. Allora, stamattina che cosa dobbiamo fare? Ora, noi dobbiamo prendere coscienza di una cosa molto importante. Noi pensiamo di nasconderci davanti a Dio, noi pensiamo di essere più capaci di Dio, noi pensiamo, dobbiamo comprendere che noi siamo come in un ambiente dove ci sono telecamere e microfoni da tutte le parti, che basta che tu solo pensi, già sei sotto sorveglianza. Basta che tu solo ti muovi, già tutto si sa di te. In parole diverse, dobbiamo imparare a vivere in un ambiente così, in modo che ci aiuta a disciplinare noi stessi. Perché se viviamo allo sbaraglio come se, a volte capita, pensiamo che noi la facciamo franca di qua, la facciamo imbrogliamo questo, imbrogliamo quello, nessuno ci vede, nessuno sa, ci perdiamo per strada. Quando è venuto Gesù Cristo, mille anni dopo che è stato scritto questo Salmo, mille anni, hanno più, hanno meno. Gesù ha portato un'altra notizia molto importante. Leggiamola insieme in Matteo, capitolo 10, verso 30. Dopo, mettili insieme Matteo, perché glieli diamo alla sorella, al fratello, che se li vanno a rileggere. Così abbiamo almeno un'idea di come Dio ci vede e poi ci regoliamo di conseguenza. Ma quanti a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati, insomma, siamo inquadrati da tutte le parti, non c'è nulla che sfugge a colui che ci ha creati. Questo se siamo amici ci fa gioire, se non lo conosciamo ci fa tremare perché dice, oh, eh, non posso nascondere nulla, mm, Dio ci deve aiutare. In altre parole, Dio regola perfino i più piccoli dettagli della nostra sfera umana. Noi dobbiamo sapere questo, per la nostra vita naturale e quella spirituale, in modo che ci rendiamo conto che se non vogliamo essere aperti a Dio facciamo un danno solo a noi stessi, perché Lui sa, più di noi, cosa vogliamo nascondere, cosa non vogliamo far sapere a Dio. La nostra mente finita e la sua infinita non possono mai paragonarsi, dobbiamo ammettere che abbiamo bisogno di Lui perché lui sa, lui sa oltre il muro, lui sa oltre dove noi non possiamo manco immaginare, lui sa, dice la sua parola, la fine fin dall'inizio. Immaginiamoci con una conoscenza così grande dove possiamo sfuggire noi. Ci conviene proprio arrenderci e dire, signore, io voglio restare proprio così davanti a te, così sono. E allora tanto vale la pena che mi metto aperto nella tua presenza e dico, vedi se mi puoi aggiustare, perché io più di tanto non riesco a cambiare. Per la nostra vita naturale, lui sa tutto, e per la nostra vita spirituale, pure sa tutto. Per quella naturale, leggiamo insieme il verso che segue. Non temete dunque, voi siete da più di molti passeri, cioè ci dà quella garanzia. Quando noi abbiamo amicizia con il Signore e c'è qualcosa che non riusciamo a fare, a concludere, a non portarla a destinazione, la sua parola parla al nostro cuore, ci lascia fare a me qua, non ti preoccupare e porta calma nel nostro cuore. Se invece non conosciamo il Signore, noi vogliamo a tutti i costi fare quello che non è di nostra competenza e di conseguenza non ci riusciamo ed andiamo in tilt. Si bruciano le resistenze. Guardiamo per quella spirituale. Leggiamo insieme in Matteo 11, 28. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Quando noi vogliamo fare tutto noi e con un grande impegno cerchiamo di fare il massimo che possiamo, di conseguenza ci succede qualcosa che ci stanchiamo. Immaginati tu dove ci sono in una famiglia 8-10 persone. Se ognuno fa quello che deve fare, alla fine non pesa a nessuno. Ma se deve fare tutto uno, diventa un grosso peso. Così è la nostra vita. Gesù lo sa questo. E dato che noi ci accumuliamo ogni giorno tanti pesi che potremmo poggiare su di lui, noi presuntuosamente pensiamo di io qua, io là, io faccio, io dico, corriamo a destra e a sinistra. Poi alla fine ci stanchiamo e veniamo meno al ah, Signore. Ti capita? Gesù cosa fa? Che conosce la nostra natura? Lo abbiamo appena letto. Gesù è Dio. Non lo vedere come il figlio di Maria, guardalo come il figlio di Dio, il re dei re, il Signore della Gloria. Quando Egli dice a noi così, non lo dice in veste di. Figlio di Maria, lo dice in veste del Messia, dell'unto di Dio, colui che è venuto per trasportarci nella giusta direzione. E la prima cosa per andare nella giusta direzione dobbiamo andare a Lui. È l'unico punto di riferimento che Dio ci ha lasciato. È l'unico punto di riferimento che noi possiamo veramente essere alleggeriti perché è Lui che può rispondere. Perché Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Lui accompagnava il suo popolo, Lui ha tirato fuori 3 milioni di persone dall'Egitto, lui ha aperto il mare rosso, lui ha beverato, lui ha custodito, ha dato da mangiare per 40 anni nel deserto a 3 milioni di persone. Lui era colui che si è presentato come il capitano dell'esercito dell'Eterno a Giosuè per continuare il combattimento. Gesù è grande. E lui dice stamattina a noi: Venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Ora cosa ci spetta a fare? Dobbiamo andare. Se noi non andiamo, non possiamo lamentarci di lui. Se un amico ci chiama, che ci vuole essere di aiuto, e quando abbiamo bisogno non andiamo, non è colpa dell'amico, è colpa nostra che non siamo andati specialmente un amico così sincero, così caro, così prezioso per ognuno di noi. Guardiamo in Giovanni 15:15, 15, Gesù per portare a destinazione il compito che gli era stato affidato, prima che lascia ci dà delle informazioni che sono utili. Giovanni 15:15, 15. non Matteo 15:15. 15. Io non vi chiamo più servi perché il servo non sa quel che fa il suo Signore, ma voi vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Quando noi ci avviciniamo al Signore, troviamo una parola che ci fa sentire che già ci stava aspettando per dare delle risposte ai nostri bisogni. E non ci dice attenzione, mi dai la mano e poi fai due passi indietro. Ci accoglie come amici, non ci chiama più servi, anche se lo vogliamo servire, lui ci tratta da amici. Ma voi vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho dite dal padre mio. Bella questa cosa. Io ve l'ho dimostrato in modo pratico. E noi lo sappiamo se guardiamo nel verso 13, egli anticipa ciò che sta per fare, per creare questa amicizia nell'altro reparto che è quello spirituale pure. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Gesù anticipava questa notizia, tanto che ne parlava così frequente che un giorno Pietro si trovò insieme con lui, dicevano, quando prima non capivano, quando cominciò a capire, disse, tutto puoi dire, ma che tu devi morire, no. E Gesù gli disse, allontanati da me, Satana, che mi sei di scandalo, perché io sono venuto proprio per sostituirmi a voi. E se non lo faccio, voi non avete più la possibilità di avere comunione con quel Dio che vi ha creati, che vi ha ricreati, che vi ama e che vi vuole far diventare suoi amici. E attraverso questa sua amicizia, guardiamo nel verso 16, come ci aiuta a comprendere. Oh grazie Signore, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia permanente, affinché tutto quel che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. Ma guarda chi sta parlando il Signore. Sta parlando il nostro Creatore, che attraverso l'intervento della Incarnazione, la parola incarnata, che oggi viene trasmessa nella nostra vita, ci fa sapere tutte queste cose, che tutto questo lo ha fatto perché ci ama, perché ci è venuto a recuperare, perché si è sostituito a noi e vuole avere un rapporto intimo con te e con me. Tutto l'Evangelo, tutta la parola di Dio non parla di una nuova religione parla di un rapporto intimo dello spirito di Dio col nostro spirito. A differenza di tutte le religioni del mondo, noi siamo delle persone privilegiate, perché Dio vuole dimorare nella nostra vita, vuole avere un rapporto intimo con noi, un rapporto profondo. Non c'è un altro... Eh, Istituto al mondo un'altra eh, cosa che ha un rapporto così profondo con la creatura come il nostro creatore che pianifica in un linguaggio comprensibile a noi per farci aprire a Lui perché se noi non ci apriamo a Lui, non possiamo ricevere questa grazia. E poi vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, cioè trasferite questo messaggio dell'amicizia che avete ricevuto ai vostri contemporanei ogni volta che vi trovate per dire, sai, il Signore vuole dimorare nella tua vita, sai Gesù ti ama, sai il Signore ti sta cercando e si sta servendo proprio di me per portarti un messaggio. Noi siamo come dei megafoni, se possiamo dire, portiamo il messaggio. C'è un verso che ci aiuta a comprendere meglio, come se Dio esortasse per mezzo di noi, riconciliati con Dio perché così stai meglio, vivi una vita meglio. Gloria sia resa al Signore. Ci ha tirato fuori da tutti i sistemi religiosi, per quanto riguarda poi la materia religiosa, che appesantiscono e ci fanno sem sem sempre più schiavi di regole e di regolucce. E guardiamo che cosa dice in Giovanni 7, 37, dove quel sistema religioso che con il passare degli anni, dei secoli, si era tanto ingarbugliato che facevano delle riunioni religiose ricordando degli atti che Dio aveva fatto precedentemente nel loro popolo e nella vita del loro popolo, ma al presente erano così presi da quella religiosità che la loro vita era appesantita di tutte quelle regole e regolucce, che Gesù come il figlio di Dio si avvicina proprio e dice nell'ultimo giorno, quando l'insoddisfazione cresceva, dopo sette giorni di festa, della festa delle capanne, che ricordavano quando il popolo stava in Egitto, erano solo stanchi, stressati, senza nessun nutrimento spirituale, perché la loro comunione con Dio si era persa, lo avevano sostituito con tutte le regole e le cerimonie religiose. Che aveva appesantito la loro vita, ma non avevano nessuna unzione, nessuna freschezza, nessuna presenza dello Spirito di Dio nella loro vita, che Dio voleva vivere dentro di loro. Allora arriva ancora Gesù per la vita spirituale. Nell'ultimo giorno, il gran giorno della festa, quando tutti avrebbero dovuto essere felici, maestosi perché. Quando c'era l'intervento di Dio, che Dio penetrava nel popolo, come quando è stato inaugurato il Tempio, o come nel giorno della Pentecoste, poi erano estasiati dalla presenza dello Spirito di Dio nella loro vita, ma lì in quella festa non c'era niente, c'era solo stanchezza, massacrati da tante regole e regolucce. E i giudei facevano le loro, i farisei facevano le loro, i sanducei facevano le loro. Un poco come siamo pieni di confusione noi. I cattolici fanno alcune regole, i testimoni di Geova altri, gli evangelici un altro. E poi alla fine chi più ne ha più ne metta, regole e regolucce. Il Signore sa quale sistema di vita stiamo vivendo religiosamente. Egli ci vuole tirar fuori per fare che cosa? Per ristorare il nostro cuore con la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. E l'ultimo giorno, il gran giorno della festa, Gesù stando in piedi esclamò: Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. C'è qualcuno che dice, sai la Bibbia bisogna saperla interpretare. Voi l'hai interpretato in un modo, noi la interpretiamo in un altro. Dà proprio l'impressione che siamo come la donna samaritana al pozzo di Giacobbe, nel quale quando Gesù gli parlava di un'alimentazione spirituale, di un rapporto profondo dello spirito di Dio nella sua vita, per una vita nuova che avrebbe appagato tutti i desideri dell'anima sua, lei incominciò a tirar fuori come facciamo noi molte volte sai voi giudei dite che bisogna adorare in Gerusalemme i cananei dicono che c'è un'altra montagna noi samaritani diciamo che bisogna andare sul monte Coritz, Corazin perché si erano fatti un tempio e chi di noi non ha un tempio? dove andiamo? e dimentichiamo qualcosa di molto importante che è il nostro cuore il nostro corpo e il tempio dello Spirito Santo perché il Signore Gesù ci parla di qualcosa di diverso e gli sa quanto affaticamento c'è intorno al sistema religioso e quanto relax spirituale possiamo avere se solo ci apriamo e andiamo a lui e così Gesù parlando a quella donna gli disse donna non è né su questo monte e né sull'altro monte, ma l'ora viene, anzi è già venuta: che i veri adoratori adoreranno Dio, il Padre in Spirito e Verità. Cioè, dove ci troviamo? Dove siamo? Avere un rapporto direttamente con Lui, dove realmente ci, ci misuriamo ogni giorno come comportarci perché sappiamo che la sua presenza è tanto reale, la sua mente è infinita, è tanto, è tanto chiara al nostro cuore che non possiamo nascondere nulla, come abbiamo letto prima, lui sa i nostri capelli, sa quando ci formavamo, dobbiamo avere rapporto proprio con questo Dio attraverso un'apertura. E come la possiamo avere? Sull'invito di Gesù. Non c'è un'altra interpretazione. A dei versi come quelli che ci parlano e che il Signore con il suo aiuto fa giungere il messaggio a me, a te ancora in questo momento, dicendoci che cosa? Chi ha sete venga a me. Quale interpretazione possiamo dare? Se non quella di dire, Signore, il mio cuore è assetato di te. Io ho sete, Signore, io vengo a te. Se non andiamo, vuol dire che noi vogliamo perdere tempo, vogliamo prolungare il tempo dell'assura nella nostra vita: che le cose di questo mondo ogni giorno non saziano la parte del nostro essere perché non hanno vita in sé. Noi dobbiamo andare alla sorgente della vita perché Gesù dice: Le mie parole sono spirito e vita e se vengono spiritualizzate nella nostra vita e producono un'alimentazione nuova che alimentano il nutrimento della nostra parte spirituale, che poi va a penetrare, permea tutto il nostro essere e cominciamo a sentire la differenza che passa quando andiamo al Signore con tutto il cuore. Egli è dello Spirito che parlava, lo dice chiaro, perché il suo messaggio è quello di ristrutturare la parte spirituale della nostra vita per darci una vita nuova, una nuova creazione, quella spirituale, che Egli inietta il suo divino potere nella nostra vita quando andiamo a Lui e avendo conoscenza che Egli sa tutto risparmiamo di dire tante cose, perché molte delle cose che noi facciamo e che non vanno bene agli altri e non vanno bene, noi li possiamo fare quando ci confrontiamo con lui, viviamo alle sue dipendenze. La nostra comunione con lui ci permette di avere quella tranquillità di sapere che lui è d'accordo perché la sua amicizia, quando penetra nel nostro cuore, abbiamo già letto insieme, io sono vostro amico, quando noi camminiamo con questo grande amico, e come ho detto prima, quel canto che non abbiamo trovato, ma lo troveremo, quale amico in Cristo abbiamo, qual rifugio nel dolore, nella prece a lui portiamo tutto quel che turba il cuore. Lui non ascolta soltanto per lasciarci parlare un po' come quando si parla con uno psichiatra o con un psicologo, quando lui ci ascolta, quando lui vede, quando lui si avvicina, lui risolve il problema. Dio disse che sentiva, chiamò Mosè e disse, io ho sentito. Cosa aveva sentito Dio? Aveva sentito che il suo popolo era schiavizzato e chiamava Mosè per andare a liberarlo. Lui lo liberava, Mosè faceva il conduttore. Lui conosce il tuo cuore, conosce il mio cuore. Perciò quando noi andiamo a lui oggi non abbiamo Mosè, ma abbiamo Gesù Cristo, il risorto Signore, che ha messo la sua vita per i suoi amici che siamo noi, ed ora ci invita di andare a lui per dire Signore, io ho sete di te, io voglio essere dissetato, io vengo a te perché so che tu sei il figlio di Dio, tu sei il Salvatore del mondo. Tu sei l'Iddio venuto in carne, l'Emmanuele che sei venuto qui su questo piccolo pianeta per parlarci e non solo, non solo sei stato l'Iddio con noi, ma sei l'Iddio in noi che attraverso lo Spirito Santo egli rinnova i nostri sentimenti. Egli dà un colpo forte a tutto il vecchio per portare un rinnovamento spirituale nella tua vita e nella mia vita. Quando noi personalmente andiamo a Lui come nostro amico migliore per dire: Signore, tu mi inviti stamattina, io vengo a te. Eppure era una delle grandi feste che stavano svolgendo, ma era una festa che non portava nulla alla loro anima. Il Signore vuole soddisfare la tua e la mia anima, che possiamo andare a Lui e quando noi ci apriamo a Lui, Lui ha le risorse e le risposte giuste per dare quell'alimentazione che il nostro essere ha bisogno. Basta invocarlo, basta cercarlo, dovunque siamo, non dobbiamo andare chissà dove, perché la sua parola ci dice chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato perché questo mediatore stabilito da Dio è uno che non è un mediatore che pensa soltanto di prendere la percentuale è un mediatore che ci ama che ci ha acquistati ha pagato il prezzo ed ora ci vuole trasferire nel regno del suo amato nel regno spirituale dove noi possiamo ricevere l'alimentazione quotidiana e camminare con Lui. Lui sa tutto di noi, abbiamo visto che questo grande Dio sa tutto del nostro essere naturale, sa tutto della nostra vita spirituale, sa tutto del nostro vivere, sa tutto dei nostri giorni, sa tutto per l'eternità. Dato che Lui sa tutto dobbiamo spiegare molto di meno. Dobbiamo andare a Lui e dire: Signore, tu che sai tutto di me, ho bisogno ora, mentre sono davanti a te, di conoscerti, di avere un incontro con te. E glielo possiamo dire insieme. Eh? Preghiamo insieme. Io prego insieme con te. Ci accordiamo nel dire: Signore, ancora oggi, io ho bisogno di te. Ma io non lo dico per dire a te, io lo dico prima di tutto che io ho bisogno ancora io del Signore. Mi metto insieme con te a pregare perché insieme ci accordiamo per chiedere la stessa cosa, ma non che io sto a posto e tu ne hai bisogno. Noi tutti e due abbiamo bisogno di avere quella alimentazione necessaria che il nostro essere ha bisogno oggi per vivere in comunione con Lui ed essere alimentati dal Santo Spirito che nutre il nostro Spirito e ci fa avere comunione con Lui, perché quella comunione è quella che ci permette di portare frutto e il nostro frutto sia permanente, cioè continuo, perché se l'alimentazione è continua, il frutto è continuo e benedetto sia il Signore. Il primo frutto che comincia a penetrare nella nostra vita, quello che non si trova in nessuna farmacia e non si vende neppure al Vaticano, lo possiamo vedere nella sua parola, è il frutto dello Spirito che porta salvezza, porta pace. Guardiamolo insieme, quale frutto il Signore vuole che il tuo cuore sia pieno prima di tutto e si trova in Galati capitolo 5. Verso 22: Il frutto dello Spirito che porta calma al nostro cuore e ci permette di, di vivere una vita armonizzata con il piano divino. Il frutto dello Spirito è invece amore, allegrezza, pace, lunganimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza, gloria, sia resa al Signore. Sai perché dobbiamo andare a Gesù? Perché Egli è il principe di questi prodotti, Egli genera questo prodotto, è Lui il produttore ed è Lui il distributore di questa nuova vita che viene inserita nella nostra vecchia vita. Egli fa un innesto quando noi apriamo il cuore, sradica tutto quel marciume che c'è che si chiama peccato e posiziona l'alimentazione dello Spirito suo santo e che comincia ad operare a rinnovare la nostra vita e allora la nostra vita cambia, il nostro stile di vita cambia, vediamo la nostra vita trasformata non perché noi siamo bravi, ma perché questo amico quando entra nella nostra vita, che noi gli apriamo il cuore, egli comincia ad operare solo ed esclusivamente per il nostro bene, perché lui ci ama, Dio ci ama, lui ci ama e Dio ci ama. Possiamo anche rileggerlo, quel verso che tutti quasi conosciamo a memoria, poiché Dio ha tanto amato il mondo, cioè ognuno di noi, si trova in Giovanni 3,16, nel quale Dio continua a dimostrare, a manifestare, questo grande verso che può essere scritto come sull'arcobaleno in mezzo al cielo dove noi siamo, che possiamo leggere e vedere che Dio ha tanto amato il mondo, cioè noi esseri umani, di aver mandato il suo unigenito figliuolo, unico del genere, che lo ha trasferito sulla terra facendolo diventare umile. Assumendo un corpo umano e poi essere crocifisso al nostro posto, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, unico del genere. Unigenito vuol dire non ce n'è un altro, non ce ne possono essere più perché Dio ha dichiarato che è l'unico. Affinché chiunque crede in Lui, affinché noi che crediamo nell'opera che Ha svolto in nostro favore attraverso la fede nell'opera che Egli ha fatto per noi, possiamo avere questa nuova vita che è vita eterna, cioè non solo in lunghezza, eternità, ma anche in qualità diversa che comincia subito nel momento che noi apriamo il cuore al Signore, perché lì comincia una nuova luce dello Spirito di Dio. Che cambia il nostro modo di pensare. Questa è la conversione che Lui fa nella nostra vita se noi gli diamo l'occasione. La Sua parola ci dice: chi ha sete venga a me. Vogliamo andare a Lui insieme? Io ne ho bisogno stamattina. Ma non lo faccio per convincere te, ma perché io ne ho bisogno. Io senza quell'alimentazione mi sento vuoto. Non ci sono le cose di questo mondo che possono soddisfare, anche se il Signore mi ha dato tutto. Ogni giorno lo ringrazio perché non mi fa mancare nulla, mi dà tutto il necessario per ogni giorno, ma questo non basta, perché il nostro cuore gioisce quando abbiamo un rapporto intimo con lo Spirito Santo, perché quello supera tutto quello, tutto il resto acquista valore se c'è quello, senza di quello è tutto zero, è come avere 100 zeri e ci metti un 1 davanti, cambia la scena, i valori eh, aumentano. La nostra vita senza Gesù sono tutti zeri, perché finisce e non serve a nulla e non possono soddisfare le nostre esigenze. Ma quando noi mettiamo Gesù davanti a tutti quei zeri, la nostra vita si moltiplica il valore perché sappiamo da dove veniamo, chi ci ha creati, come dobbiamo camminare e dove andiamo, perché lo, San, lo Spirito Santo testimonia al nostro Spirito che abbiamo questo rapporto di amicizia con Lui, che è tanto forte, tanto vero, che il nostro cuore lo sa molto bene. Vogliamo pregare il Signore? Vieni insieme con me, preghiamo il Signore. Di insieme con me, Signore, grazie per la tua parola questa mattina. Grazie che tu ti sei abbassato fino a noi e stamattina sei venuto con la tua parola a dirci che vuoi essere o sei mio amico. Signore, io apro il mio cuore a te. Perdonami che non l'ho fatto fino adesso. Ma io stamattina ho bisogno di te. Voglio cominciare un cammino insieme con te. Chiedo il tuo aiuto. Invoco il tuo sangue che mi purifichi. E in sincerità mi apro a te per dire aiutami a cambiare vita perché io ti voglio seguire. Signore, ti ringrazio per la tua parola. Ti ringrazio per l'invito. Io oggi, Signore, ho deciso di volerti seguire. Grazie Dio per Gesù. Grazie Gesù perché sei venuto e oggi mi hai parlato con la tua parola. Non mi hai fatto perdere l'occasione di poter venire a te e stringere questa amicizia. Io ti do il mio cuore. Vieni nella mia vita e camminiamo insieme grazie signore per la tua parola amen 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 vuol dire sì confermo signore quello che ti ho detto voglio ridarti quello che abbiamo letto così te li vai a rileggere <coughs> prendi nota si trova nel salmo 139 17 e 18 139, 13 e 16, Matteo 10, 30 e 31, Matteo 11, 28, Matteo 15, 15, 15, 13, 15, 16 e Giovanni 7, 37. Giovanni 15, 15, 15, 15 13, 15, 16 e Giovanni 7, 37. Vai a leggere queste cose, così lo Spirito Santo ti aiuta a ricevere più luce di quello che il Signore dice nella Sua parola. E non dimenticare di pregare il Signore che ti dia quella luce che tu hai bisogno. Ti voglio ricordare che i calendari ci sono ancora, se li devi ordinare, ordinali subito perché sicuramente finiranno. E poi sotto Natale sarà più difficile perché gli spedizionieri sono più impegnati. Ti voglio ricordare che stasera abbiamo il culto alle ore 20 ed abbiamo come predicatore ufficiale il fratello Donny Svagart che sarà questa sera alle ore 20 con noi, domani mattina alle 10.30 con noi. Sabato sera saremo a Napoli tutto il gruppo di parole di vita in una chiesa. Domenica mattina saremo qui nel culto e sarà lui il predicatore ufficiale. E domenica sera saremo ancora a Napoli in un'altra chiesa. Noi tutti di Parole di Vita insieme con il fratello Sbagart. Se stai nelle vicinanze di Napoli, vienici a trovare che ci fa piacere poterti salutare. Dio ti benedica, pace a questa sera per il culto che dobbiamo avere. Dio ti benedica, pace e buona giornata.